Allora, che cosa stavo dicendovi? Abbiamo visto, avete visto, spero, compreso l'ultima parte, cioè questa, e cioè spero che abbiate capito anche le altre parti, e spero che abbiate capito quindi l'importanza della formula CnH2n più 2, giusto? Perché è importante? Importante perché, partendo da questa, se viene rispettata questa formula, che cosa succede? Vuol dire che non ci sono insaturazioni. Che cosa sono le insaturazioni? Che cosa sono le insaturazioni? Legami doppi, cicli, giusto? Ogni insaturazione quanti atomi di idrogeno porta via? 2, perfetto. Se io ho solo un'insaturazione, cioè il numero di idrogeno è diminuito solo di 2, noi che cosa abbiamo? Potremmo avere o un doppio legame, giusto? O la formazione di un ciclo. Siamo d'accordo? Se c'è un triplo legame, quante insaturazioni ci sono? Il triplo legame conta come 2 insaturazioni. Quindi che cosa ci potrebbe essere? Un triplo legame, 2 doppi legame, un doppio legame e un anello, oppure due cicli legati, c'è la possibilità senz'altro di averli. Avete capito bene tutto, sì o no? Benissimo. Allora, se abbiamo capito questo, procediamo su un aspetto importante. Adesso cominciamo a valutare la geometria delle molecole. Va bene o no? L'anno scorso mi sembra che voi abbiate fatto la teoria VSEPR, giusto? Sì o no? Geometria. La geometria si tratta in due modi. Ok? Sentiamo. Anzi, gli angoli. Certo. Allora, stavo dicendo, per quanto riguarda la geometria servono gli angoli, scusate, scusate, guardate solo questa piccola scheda, così ci concentriamo su questa scheda. Quando noi abbiamo la lunghezza dei legami, allora, forse è meglio che parli subito della risonanza, perché a me interessa arrivare alla geometria, giusto? Sì o no? La geometria richiede lunghezza di legami e angoli, capito? E io volevo fare gli orbitali ibridi, ma sì, facciamo prima gli orbitali ibridi, è meglio. E poi parlerò di questa cosa con la risonanza. Quando abbiamo fatto questo e quindi sappiamo parlare della lunghezza dei legami e sappiamo fare gli angoli, abbiamo la geometria delle molecole. È chiaro che è molto importante per capire la reattività. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Posso andare avanti tranquillo? Quindi ho detto, questa teoria l'avete vista l'anno scorso, qui adesso useremo un'altra teoria, la teoria degli orbitali ibridi, che è meglio farla adesso perché sto parlando, ho appena detto adesso che degli orbitali atomici che si possono manipolare come se fossero palline di Pongo, mi seguite o no? E quindi ottenere degli orbitali molecolari. Le uniche regole quali sono? Che se parto da due orbitali atomici, quanti orbitali molecolari devo avere? Voce. Due. Legante e antilegante. Poi se gli elettroni vanno in quello sotto, va benissimo, e se quello sopra rimane vuoto. Due orbitali. Una conservazione degli orbitali, c'è sempre, è chiaro? Adesso vedremo di nuovo una e un ultimo concetto, se gli orbitali che ho manipolato si trovano lungo l'asse X, devono continuare a stare, quello che si ottiene deve stare lungo l'asse X, giusto? C'è una conservazione della simmetria. Avete capito sì o no? Vedremo che ci sono degli orbitali, e vedremo poi il perché, che dei casi in cui dobbiamo manipolare 6 orbitali atomici. Qua, per esempio, il caso più semplice è quello del benzene. 6 orbitali atomici, morale, quanti orbitali molecolari devono saltare fuori? 6 orbitali molecolari. Avete capito sì o no? È chiaro? Perfetto. Adesso vedremo un'altra manipolazione degli orbitali atomici. È chiaro? E questa manipolazione produce degli orbitali ibridi, ma sono sempre atomici. State bene attenti all'aggettivo che c'è dopo orbitale. È chiaro?
Noi abbiamo visto gli orbitali atomici dell'idrogeno, giusto o no? E con questi abbiamo costruito gli orbitali molecolari della molecola, giusto sì o no? Adesso vediamo, partiamo dagli orbitali atomici, parliamoci chiaro, del carbonio che si può usare anche in altri casi, ma visto che io sto facendo la chimica del carbonio, visto che io sto facendo la chimica del carbonio, vediamo. Gli orbitali atomici del carbonio, giusto sì o no? Gli orbitali atomici e vedremo che si possono manipolare e continuare a essere degli orbitali atomici, ma come orbitali atomici differenti. Avete capito sì o no? Con questi nuovi orbitali atomici che chiamiamo orbitali ibridi, mi seguite tutti o no? Li userò per costruire gli orbitali molecolari. Avete capito sì o no? Quindi, come il succo qual è? Gli orbitali si possono sempre manipolare, o per costruire, partendo da orbitali atomici, per costruire orbitali molecolari, giusto sì o no? Oppure partendo da orbitali atomici per ottenere degli altri orbitali atomici che mi sono più comodi. E gli orbitali atomici che mi sono più comodi si chiamano orbitali ibridi. Avete capito sì o no? La regola però è sempre la stessa. Se parto da quattro orbitali atomici e faccio questo pasticcio, li manipolo e li cambio. Quanti orbitali nuovi ibridi dovrò ottenere? Voce, sempre 4. Se parto da 3 ne devo ottenere 3, via dicendo. Avete capito sì o no? Adesso parliamoci chiaro. Adesso sto quindi parlando di questi orbitali ibridi che mi servono per capire bene gli angoli. Domanda: gli orbitali ibridi. Perché si chiamano ibridi nel linguaggio comune? Un ibrido, soprattutto nella botanica, un ibrido. Cosa vuol dire? Che io ho mescolato qualcosa, giusto sì o no? Va bene? Chiaro? Quindi mi sembra che il termine orbitale ibrido sia la cosa più comoda. Va bene? Naturalmente, se io uso la teoria VSPR, o se io uso la teoria degli orbitali ibridi, il risultato mi sembra ovvio, debba coincidere perfettamente. Però in chimica organica è meglio usare gli orbitali ibridi. Siamo tutti d'accordo? Posso andare avanti tranquillo? Benissimo. Allora, cominciamo a vedere questi orbitali ibridi. Allora, questi orbitali ibridi, diciamo che sono il ragionamento che è stato fatto appunto per adattare gli orbitali alla molecola, alla geometria della molecola che salta fuori, senza passare attraverso la VSPR. Avete capito? Sì o no? Perfetto. Tanto per intenderci, scusate solo un attimo, vediamo se riesco ad attivare la mia piccola lavagna, qua, così posso scrivere più comodamente. Allora, solo un attimo. Scusate. Consideriamo la prima molecola. La primissima molecola che dobbiamo incontrare, la primissima molecola che dobbiamo incontrare, che cos'è? Il metano. Mi seguite tutti o no? Ok? Allora, solo un attimo. Ho preso delle lezioni, per imparare a usare questo secondo schermo. Questo, perfetto. Ok. Allora, solo un secondo. Si vede che però ho preso delle lezioni, ma non sono sufficientemente preparato. Comunque, allora, cominciamo a vedere la geometria della molecola del metano come si ottiene sperimentalmente, ok?
Ok. Sullo stesso account. Sì, solo un secondo. Qua. Ah, ho capito, forse dovevo farlo qua. Voi siete capaci ad attivare il secondo schermo qua? Basta, non, se non siete capaci lasciamo perdere. Control E. Control. Vabbè, niente, pensavo di essere preparato. Usiamo il vecchio sistema che non è l'ideale. Comunque. Allora, se io l'atomo di carbonio, che cosa, se io guardo gli orbitali atomici nudi e crudi, io so che cosa è il 2s. Mi seguite tutti, sì o no? Poi, che cosa ho? Il 2p, non fatemi ovviamente fare 2p, l'asse rappresenta il 2pz, questo. Poi questo sarà il 2py, giusto? E poi ci sarà il, usiamo un altro colore per indicare che siamo su un piano differente, e questi sarebbero i tre orbitali p. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ora, se io ragiono in termini di sovrapposizione, ci siamo, l'abbiamo visto cos'è la sovrapposizione, io dovrei legare l'idrogeno, ho detto CH4, quindi io dovrei legare l'idrogeno, per esempio qua, mi seguite o no? Qua e qua, e io avrei ottenuto i tre legami, giusto sì o no? Poi dovrei legare il quarto idrogeno, mi seguite? E dovrei legarlo sfruttando il 2s. E dovrebbe stare il più lontano possibile da questi tre. Quindi che cosa dovrei avere? Dovrei avere tre angoli qui, degli angoli di 90 gradi, e qui qualcosa di più. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ma se io vado a vedere la geometria, che cosa trovo? Io trovo che la geometria del metano è decisamente diversa. Io ho quattro angoli perfettamente uguali, come dovreste aver visto, con la teoria VSPR. Siamo d'accordo? Lo vedete bene? Qua è il nostro signor metano. Gli angoli sono di 104,5. Sono quattro angoli perfettamente uguali. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ok? Questa geometria, notate anche la rappresentazione qua. Queste, le sbarrette rappresentano sempre un legame covalente, giusto sì o no? Cominciamo a prenderci anche la mano con questo. Se voi avete delle sbarrette, dei segmenti veri e propri, che cosa vuol dire? Che questi legami stanno nel piano. Mi seguite o no? Se io invece ho dei cunei, che cosa vuol dire? Che entrano dalla parte opposta del foglio se sono tratteggiati, e se sono pieni vengono verso di me. Avete capito sì o no? Benissimo, allora capite benissimo che questa geometria non ha niente a che fare con questa geometria qua. Capito? E allora io devo prendere gli orbitali da cui ero partito e devo cambiarli, con le solite regole. E un modo per cambiarli qual è? Vedete, qui ho scritto il 2s e il 2p, mi manipolo e ottengo gli orbitali ibridi sp3, perché il 3 perché l'ho usato per specificare che ho preso tutti e tre gli orbitali p. Avete capito sì o no? Notate anche tra 2s e 2p c'è una piccola, ma c'è un piccolo gap energetico, mi seguite? Questi nuovi orbitali non dico che stanno proprio a metà, stanno in una situazione intermedia tra i 2s e 2p come energia. Avete capito sì o no? Siamo tutti d'accordo? Però l'energia come sarà? Sarà più vicina ai 2p o vicina ai 2s?
i 2π sono 3, giusto? Quindi l'energia sarà più vicina ai 2π rispetto al 2s. Avete capito sì o no? Allora, ricapitoliamo. I nuovi orbitali ibridi come sono? Scusate solo un attimo. I quattro orbitali ibridi hanno un angolo di 104. Prima di tutto sono formati da due parti. Tutti gli orbitali ibridi sono formati da due parti. Una parte è una parte più grossa. Mi seguite sì o no? Ed è quella che conta. E poi che cosa avete? Il nucleo messo in questa posizione, giusto? Sì o no? Poi abbiamo una specie di piccola cosa dalla parte opposta. Parliamoci chiaro, questo piccolo lobo non conta niente, voi dovete concentrarvi su questa roba qua. Avete capito sì o no? Basandoci sul formalismo che abbiamo usato per fare il legame CH, noi che cosa facciamo? Dobbiamo prendere eccolo qua, questo è l'1S, zona di overlap, si fondono quando c'è legante, quando non c'è l'antilegante si annullano. Ci siamo tutti, sì o no? Posso andare avanti tranquillo? Tante volte io non sto neanche a rappresentare, per rappresentare questo orbitale ibrido che cosa si fa? Si fa un segmento che rappresenta questa parte qua. Siamo tutti d'accordo sì o no? E per dire che c'è il legame, che cosa si farà? Qua si scrive per esempio H. Ok? Sì o no? Benissimo, quindi questo significa questo orbitale ibrido messo in questa posizione. Questi quattro orbitali ibridi, che energia hanno? Non che energia, che geometria hanno? La geometria, tutti e quattro assieme. Ricordiamoci quello che io vi avevo detto. Ne avevo quattro orbitali atomici, l'S e i tre orbitali 2P, giusto? Devo ottenere gli orbitali ibridi che devo ottenere sono gli orbitali ibridi che devo ottenere, devono essere 4. La simmetria deve essere la stessa. Ora, simmetria la stessa cosa vuol dire? Il 2S ha una direzione privilegiata? No. I tre orbitali P hanno una direzione privilegiata. Presi singolarmente, ciascuno ha una direzione ben precisa, se X, Y e Z. Ma se li prendo tutti e tre, non salta fuori nessuna direzione privilegiata. Morale, devono essere, gli orbitali ibridi devono essere 4, e devono essere distribuiti in modo uniforme lungo lo spazio. È chiaro? Distribuiti uniformemente lungo lo spazio, e noi che cosa otteniamo? I quattro, solo un attimo, gli quattro orbitali che puntano in queste quattro direzioni. Avete capito sì o no? È chiaro? A questo punto ci prendo gli idrogeni e li aggancio e io ho ottenuto che cosa? La molecola di metano. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Naturalmente, parliamoci chiaro, nessuno ha voglia di impazzire per disegnare in modo prospettico, cioè per fare l'esatta geometria dell'ibridazione sp3, parliamoci chiaro come vengono rappresentati questi quattro orbitali ibridi, come se ci fossero quattro legami con un angolo di 90 gradi. Avete capito sì o no? È chiaro? Raccontano la storia che io faccio la proiezione lungo un piano, mi seguite sì o no? Sono tutte storie. Io non ho voglia di disegnare questi come si deve e io faccio questo molto più velocemente. Sentiamo? L'angolo di 109,5 gradi. Va bene o no? Tanto per darvi un'idea dell'angolo che è importante, se voi avete un cubo, va bene? Cubo, prendiamo questo. Allora, un cubo. Ok, sperando che sia questo è un cubo. Mi seguite tutti? E
Se vado un po' veloce, abbiate pazienza, ma traccio una delle diagonali maggiori, va bene? Quindi vado da qui, vado da qui, vado qui, tracciamone un'altra, va bene? Tracciamone un'altra, sempre diagonale maggiore. Siamo d'accordo che vi ho disegnato due diagonali maggiori, sì o no? L'angolo che io sto esaminando è esattamente questo qua. Questo qua. Avete capito sì o no? L'angolo che le due diagonali maggiori di un cubo presentano. Siamo tutti d'accordo? In pratica, se io volessi sfruttare questa visione geometrica per rappresentare la molecola, che cosa disegno? Disegno queste due, mi seguite sì o no? Queste due diagonali. Cancelliamo però l'ultima parte, questa. Cancelliamo questo. A questo punto io che cosa faccio? Prendo le altre due diagonali maggiori, quindi che saranno da qui a qui, inseguite una, e l'altra diagonale maggiore sarà da qui a qui, giusto? Sì o no? E allora vedete che, solo un attimo, se ho preso le cose giuste, vedete che voi avete, facciamolo così, due stanno così, disegno solo le diagonali, mi seguite sì o no? In un piano. E gli altri due dove stanno? In un piano, scusate. Non sono bravo a fare i disegni. Questo è un piano, giusto? Allora, disegniamo un piano. Questo è un piano. Mi seguite sì o no? Gli altri due dove stanno? Gli altri due legami dove stanno? Nel piano perpendicolare. Ok? Piano perpendicolare sia questo. Ok? Avete capito bene? Sì o no? Non fatemi. Avete capito quindi che questi stanno in un piano, questi due stanno nel piano perpendicolare adesso. Chiaro a tutti? Meno male. Allora, se abbiamo capito questo, torniamo alla nostra rappresentazione degli orbitalibri, quindi io vi ho detto che le direzioni le abbiamo viste, ma in pratica uno disegna sempre questo. Avete capito? Poi vi prendo un modellino e vediamo che le cose sono molto più complicate geometricamente che non questo, ma parliamoci chiaro, se io prendo, vedete qua, sono tutti angoli che sembrano di 90 gradi, non ce n'è uno di 90 gradi, sono tutti di 104, avete capito sì o no? È chiaro? Solo che se mi mettessi a disegnare la molecola geometricamente parlando, impazzirei. È chiaro? Benissimo. Vediamo adesso il secondo tipo di ibridazione. Secondo tipo di ibridazione, quando è che si ha? Allora, c'è un'eccezione che poi farò alla fine, ma e che vi farò vedere eventualmente con un modellino. Il secondo tipo di ibridazione quando è che si realizza? Quando io ho un doppio legame. Avete capito sì o no? Prima però una piccola osservazioncina. Io vi ho indicato questi orbitali ibridi, giusto sì o no? È chiaro? Poi che cosa dovrei fare? Qui dentro c'erano degli elettroni. Prendere gli elettroni che occupavano questi orbitali e posizionarli dentro i nuovi orbitali ibridi. Avete capito sì o no? È chiaro a tutti? Benissimo. Allora, e con gli elettroni dentro ciascun orbitale ibrido formo, come vi ho già detto, i quattro legami con l'idrogeno. Siamo tutti d'accordo sì o no? Ora, l'atomo di carbonio mi evita una grossa complicazione. Qual è la complicazione che mi evita? La complicazione da me evitata è
dove posizionare gli elettroni. Ne avevo uno per ciascuno di questi orbitali atomici e che cosa faccio se ho questa ibridazione? Ma in tutti gli altri casi, 4 elettroni, uno per ciascuno di questi orbitali, e tu sempre in tutti i casi metterò i 4 elettroni in ognuno di queste caselle nuove. Avete capito, sì o no? È chiaro? Vediamo il secondo tipo di ibridazione che mi sembra ovvio, si chiami SP2. SP2 perché io prendo solo due orbitali, 2p. Quindi quanti sono gli orbitali ibridi? SP3 saranno 4, SP2 saranno 3, SP quanti saranno? 2. Chiaro? Sì o no? Benissimo, allora qua che cosa ho fatto? Ho preso questi tre, quindi quanti orbitali ibridi devo avere? Quanti orbitali ibridi devo tenere? Tre orbitali ibridi. E uno lo lascio uguale. Immaginiamo che quello che ho lasciato intoccato, che non ho manipolato, sia il 2pz. Mi seguite tutti o no? Siamo d'accordo? E quindi io ho il 2pz che non è stato manipolato. Quando è che si usa questo tipo di ibridazione? Tutte le volte che avete un doppio legame, con un'eccezione molto specifica. Per adesso lasciamo perdere l'eccezione. Io vedo che c'è un atomo di carbonio che ha un'ibridazione, che ha un doppio legame. Che tipo di ibridazione devo usare? SP2. Avete capito sì o no? È chiaro? Vabbè, anticipo subito. Se io invece avessi un triplo legame, che tipo di ibridazione dovrei avere? SP. Va bene? Quindi voi scegliete, guardando la molecola, scegliete subito il tipo di ibridazione. Cominciamo a vedere l'ibridazione SP2. Allora, quanti legami ho all'inizio? 3, ne devo avere 3 alla fine. Esaminiamo i tre orbitali come sono messi. Voi avete il 2s che come al solito non conta perché non ha nessuna direzione privilegiata. Mi seguite tutti, sì o no? È chiaro? I 2px e py, quelli che sono rimasti fuori, quello che è rimasto fuori, scusate, è il 2pz. Scusate, sono un po' fuso. Questi sono 2px e 2py, siamo d'accordo, sì o no? 2px e 2py dove si trovano? Su un piano. Evidenziano una direzione privilegiata in questo piano? No. Quindi io che cosa devo fare? I tre nuovi come saranno? Saranno distribuiti nel piano, mi seguite sì o no? E distribuiti in modo uniforme. Per essere distribuiti in modo uniforme, che angolo dovremmo avere? Angolo di... Ma assolutamente no, se sono due 90 gradi, se sono tre, ma neanche per idea, se sono tre, 360 diviso 3, 120 gradi. Avete capito sì o no? Quindi la geometria di questi quale sarà? Allora, io adesso uso per esempio il verde come orbitali ibridi, mi seguite sì o no? Allora, questo è il piano, questo è uno. Giusto? Questo pezzo che cosa rappresenta? Il lobo più grosso, il lobo più piccolo lo lascio perdere. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Questo è messo così e questo è messo così. Spero che la misura coincida, vedete bene, 120, 120, 120. Avete capito, sì o no? E il 2pz come sarà? Sarà perpendicolare a questi. Cambio colore per sottolineare che il 2pz, no, ecco, per sottolineare che il 2pz ha un colore differente, dove si trova perpendicolare al piano di questi tre. Avete capito bene, sì o no? Sottolinea un aspetto. Qui ho fatto ho fatto una sbarretta perché? Perché l'orbitale ibrido è formato da una parte più lunga e da una parte più corta di cui non me ne frega niente. Mi seguite sì o no? Va bene? Invece è la stessa cosa. Invece per gli altri due.
Invece qua, che ho io il mio buon 2PZ perché ho rappresentato con due sbarrette, ma è uno solo. Siamo d'accordo tutti, sì o no? Ma perché ho avuto bisogno di due sbarrette? Ho avuto bisogno di due sbarrette per... ho avuto bisogno di due sbarrette perché ho due lobi che sono della stessa entità, della stessa dimensione. Avete capito sì o no? Sì o no? Ancora un'ultima considerazione. Tutti e tre gli orbitali ibridi, adesso vedremo l'orbitale SP come sarà messo, sono formati, vi ho detto, da una parte piccola che non conta e da una parte decisamente più grossa che è quella che conta per fare il legame. Capito sì o no? Tutti gli orbitali ibridi hanno questa forma, però la punta, le dimensioni di questo lobo cambiano un po'. Se avete l'orbitale SP3 e contano di più i pi rispetto all'orbitale S, sono più allungati. Mi seguite sì o no? L'SP2 ha più o meno la stessa forma, ma è un pochino meno, qui ho esagerato di molto, è un po' meno allungato, vedremo adesso l'SP che sarà ancora meno allungato. Avete capito bene sì o no? Ok, allora, quindi vedete bene che abbiamo questa situazione. Mi sembra ovvio che il 2PZ, che cosa servirà? Quello che non è ibrido, questo. Per cosa viene usato? Per fare il doppio legame. Un pezzo sopra, un pezzo sotto si fondono e io uso gli orbitali atomici puri per il secondo e vedremo il terzo legame. Avete capito bene sì o no? È chiaro? Perfetto. Allora torniamo a noi, però come stavo dicendo, dove diavolo è? Qua. Gli orbitali ibridi per il carbonio ed elettroni non mi danno fastidio. Però state attenti che non c'è solo il carbonio che ha questa ibridazione, questa ibridazione può essere usata anche per esempio da ossigeno e azoto. Però con ossigeno e azoto state bene attenti, non tanto qua, con l'ibridazione SP3. Ma con le altre ibridazioni devo drizzare bene le antenne. Perché? Quando io ho questa situazione, perché l'azoto che cos'è rispetto al carbonio? Una coppia in più, giusto sì o no? E dove la metto la coppia? Beh, tanto qui ce ne sono quattro. Sono quattro tutti uguali. Siamo tutti d'accordo sì o no? Invece di mettere un elettrone per ciascuno, in uno ci metto una coppia, negli altri tre ci metto un elettrone singolo. Avete capito bene o no? È chiaro? Invece, per l'ossigeno il ragionamento è lo stesso. Quante coppie devo posizionare qua dentro? Due, giusto sì o no? E qua che cosa metterò? Due elettroni spaiati. Posso andare avanti? Però quando io ho questa situazione, devo drizzare bene le antenne se ho l'azoto. Perché? Perché qui ho tre orbitali di un tipo e uno diverso. Dove metto la coppia? Dipende dai casi. Qualche volta metterò la coppia in uno di questi e qui ci saranno uno, due, tre. Mi seguite? Con un elettrone singolo. Chiaro? Qualche volta metterò la coppia qua e qui ci metterò tre singoli. La stessa cosa vale per l'ossigeno in cui c'è la complicazione di due coppie invece che una. Avete capito sì o no? Benissimo. Se c'è il triplo legame, quanti ne prendo? Due. Perché ne prendo solo due? Perché gli altri due orbitali 2P che cosa servono? Il primo per il secondo legame pi greco e il secondo orbitale pi per il secondo orbitale pi greco. Avete capito? Gli orbitali ibridi dove si usano? Solo per i legami? Sì, per i primi legami. Se ci sono tre legami, il primo legame si fa con due atomi che usano gli orbitali ibridi. E
e il secondo e il terzo sfrutto gli orbitali atomici puri. È chiaro sì o no? Avete capito? Adesso ragioniamo sulla geometria, di nuovo. Se ragioniamo di nuovo qua sulla geometria, che cosa vedremo? Gli orbitali ibridi sono due, 2s e 2px, per esempio. Parto da 2s e 2px. Quanti orbitali atomici ho preso? Due. Quanti orbitali ibridi devo avere? Due. Mi seguite sì o no? Che geometria devo avere? Di nuovo, 2s c'è una direzione privilegiata? No. Il 2px, sì, l'asse x. I due orbitali ibridi devono essere messi lungo l'asse x. E per avere due orbitali ibridi, ovviamente adesso uso la sbarretta e usando la sbarretta. Qui che cosa rappresenta? Il primo orbitale ibrido e il pezzettino più piccolo non me ne frega niente. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Secondo orbitale ibrido, ho detto, devono essere lungo l'asse x, devono essere distribuiti in modo uniforme lungo l'asse x. L'unica possibilità di avere che vada bene qual è? Che abbiano un angolo di 180 gradi se sono distribuiti. Questo è l'asse x, scusate, questo è l'asse x, giusto? Questo è il pezzo più grosso, prendiamo l'altro pezzo, l'altro sarà messo così. Così stessa lunghezza, spero di aver azzeccato la stessa lunghezza. Quindi uno messo da una parte, l'altro messo, cioè 180 gradi così. Sono solo lungo l'asse x e sono distribuiti uniformemente lungo l'asse x. Avete capito bene, sì o no? Posso procedere? Perfetto. Allora, se io procedo, anche qui c'è l'esempio caratteristico dell'azoto, stiamo attenti, perché dove metto l'azoto, di solito la coppia la metto in uno di questi e questi tre hanno tre legami singoli. Avete capito sì o no? Sì o no? Quindi ricapitoliamo, ci sono solo legami semplici, che tipo di ibridazione? SP3. Ci sono doppi legami, gli atomi che hanno i doppi legami, ibridazione SP2. Se c'è un triplo legame, gli atomi che hanno un triplo legame, che cosa vanno? SP. Avete capito bene sì o no? È chiaro? Prima di vedere degli esempi, facciamo l'unica eccezione. L'unica eccezione è qua. Sono fatemi ingrandire, no? Qua. L'unica eccezione sono questi. Questi che si chiamano, questi sono dei doppi legami cumulati. Mi sembra che il termine sia abbastanza esplicito. Mi seguite tutti o no? Mi sembra che si chiamino anche alleni. Voi dovreste dirmi, io lo confesso. Non ho una pessima memoria, i nomi me li dimentico, giusto? Siamo d'accordo? Voi dovete ricordarli, io ho già dato gli esami, quindi li posso anche dimenticare. Voi questi nomi non dimenticateli. Mi sono spiegato? Perfetto. Allora, quindi io dico, ma sì, potrebbero essere di questo tipo. Ok, un tipico esempio, poi vi faccio vedere dal vivo. Un modello, un tipico esempio, potrebbe essere questo qua. La molecola di CO l'avete sempre studiata, che è lineare. Giusto, sì o no? Va bene? E rientra, se vogliamo, avete due doppi legami da una parte e due doppi legami dall'altra. Vi farò vedere perché, ma i due estremi, finisco così, i due estremi, quelli che io ho evidenziato qua in viola, continuano a essere ibridati SP2. Mi seguite, sì o no? Invece quelli che stanno in mezzo sono ibridati SP, come se ci fosse il triplo legame. Perché? Vediamolo con un disegno, viene molto facile capirlo. Siamo tutti d'accordo? Allora, se vi preparate, potete anche scendere. Interrompo la registrazione.